Riguardo alle opportunità tecniche che la gente sarà in grado di avere, diciamo, parlerò in modo semplice. Immaginiamo un corpo umano. Oggi c'è la risonanza magnetica che può fare una scansione, però può scansionare una risposta a livello molecolare. Non proprio a livello molecolare, ma in ogni caso un organo e cose simili sono visibili. Anche se dicono, non importa. Fornisce dati diagnostici corretti e questo è già meraviglioso. Ora immaginiamo un livello leggermente diverso di scansione del corpo umano. Per cui vediamo la disposizione degli atomi, dove dovrebbero essere, quale tipo di atomi sono e da che cosa sono costituiti. Dopotutto anche i nuclei atomici sono diversi ed è proprio questo che rende un atomo diverso dall'altro. Sono anche diversi sia i nuclei che l'insieme degli elettroni. Questo cambia già la fisica dell'atomo stesso. Naturalmente, quando assembliamo questi atomi, otteniamo molecole diverse. Che cosa costruiamo con queste molecole? Cellule del corpo e qualcosa di più grande, diciamo gli organi. Quindi, anche se già a questo livello vedremo che tipo di atomi ci sono nelle nostre molecole, in qualsiasi organo, e dove sono disposti, e qui è estremamente importante la loro disposizione, le loro interconnessioni, quali quanti vengono usati durante la loro interazione e così via. Saremo cioè in grado di riprodurre tutto. Semplifico. Non entriamo nei dettagli, ma usiamo un linguaggio semplice. Per esempio, una macchina simile a uno scanner per la risonanza magnetica. Molte persone già sanno che cos'è. Una persona si sdraia in questa macchina speciale, la macchina la scannerizza e mostra qualcosa e dove questo si trova. La stessa cosa succede qui. Una persona si sdraia o sta in piedi, non è importante. Una macchina scannerizza il suo corpo e mostra, già a livello fisico delle microparticelle, quali sono e dove si trovano. Vediamo quale patologia è e dov'è e capiamo cosa si dovrebbe correggere e diciamo che lo cambiamo e lo correggiamo mentre il motore è in funzione. Se facciamo un paragone con un'auto, immaginiamo che le riparazioni dell'auto vengano fatte mentre il motore è in funzione. Wow! E questa non è fantascienza. Perché? Beh, ora stiamo parlando di assistenza sanitaria, ma qual è la differenza? Allo stesso modo è possibile riparare anche il motore di un'auto. Inoltre, se prendiamo la situazione attuale, dobbiamo prima fare un organo in una stampante 3D, diciamo per analizzarlo, poi impiantarlo. Naturalmente, è in un ambiente speciale e tutto il resto, poi viene impiantato. È chiaro che se un impianto è fatto con cellule autoctone, guarirà molto più in fretta. Mentre qui, immaginate, una persona è in stato di attività, è viva e sente tutto. Non è nemmeno necessario metterla sotto anestesia, perché gli impulsi nervosi possono essere facilmente bloccati e la persona non sentirà alcun disagio, né dolore né altro. Ma è molto importante, e questo è proprio la differenza tra il moderno e il futuro. Quando un organo funziona, vediamo la sua funzione e ripristiniamo tutto immediatamente, cioè si riformattano le cellule inutili, si rimuovono quelle particelle che si trovano nel posto sbagliato o che funzionano male e si inseriscono quelle necessarie. Così l'organo stesso comincia a formare delle microparticelle più piccole. Questo può richiedere millisecondi di tempo. Non secondi, ma millisecondi. Il che significa il ripristino e la riparazione. Voglio dire che è quasi istantaneo. Eppure molte persone si chiederanno come si rimuove, in che modo. Ragazzi, questo è elementare. Solo per farvelo capire, in questo momento, nel giro di un secondo, circa 100 miliardi di neutrini che arrivano dal Sole stanno attraversando il mio corpo ed è anche il vostro. Sono solo neutrini e questo non ci crea alcun disagio. Immaginate il numero di 100 miliardi. Se lo convertite in dollari, dovreste essere d'accordo che si noterà, giusto? Per quanto riguarda i neutrini, noi non li vediamo e non li sentiamo affatto e non sentiamo che ogni secondo. Pertanto le particelle possono essere facilmente rimosse e sostituite. Non è interessante? Fantastico. Correzione istantanea delle matrici sulle strutture. Assolutamente giusto. Ma un'altra cosa interessante. In realtà questo permette non solo di ripristinare la funzione dell'uno o dell'altro organo, ma rende possibile la correzione del corpo umano in generale. E qui
Per così dire, darò la mia previsione futurologica che molto più tempo sarà speso non per curare una patologia, ma esattamente per correggere il corpo, cioè proprio per quella chirurgia plastica. Dopotutto, nella nostra società tutti sono insoddisfatti del proprio corpo, quindi creeranno nuovi corpi e giocheranno con questo. È davvero così. Questo richiederà molto più tempo del trattamento di varie malattie. Perché? Perché di nuovo, se un corpo viene restaurato secondo quel programma del DNA, il programma del nostro corpo è incorporato in ognuno di noi. Può ora essere corretto senza problemi, chiaramente a livello genetico. In seguito tutto questo sarà molto più facile. Se introduciamo alcuni cambiamenti in quel programma, possiamo stabilizzarlo e per molto tempo può rimanere esattamente in questo stato. Non possiamo rimuovere le leggi della fisica da nessuna parte, tutto ciò che funziona si consuma. Ma tutto questo è possibile, usando il linguaggio tecnico, se prendiamo il motore di un'auto. Sì, esiste il concetto di rivitalizzare, con significato di restaurare o rivitalizzare. È possibile mantenere tutto a qualsiasi livello, a qualsiasi età, e fondamentalmente per un tempo molto molto lungo. Alla fine si dovrebbe arrivare al punto in cui tutti dovrebbero avere una macchina del genere a casa. Voglio dire, le persone non dovrebbero più ammalarsi. Una persona può sottoporsi a questa correzione una volta alla settimana o una volta al mese, se è attiva, e sottolineo se la persona svolge un'attività fisica intensa legata alle situazioni di stress o a qualcos'altro. Perché? Perché di nuovo questo provoca il rilascio di radicali liberi, come si dice oggi. In generale questo causa usura e danni al nostro organismo. Ma affinché la correzione avvenga e non si verifichi una reazione a catena che distrugga l'organismo, tutto questo può essere corretto e una persona può sentirsi bene per tutto il tempo che vuole. Ma di nuovo questo non dà l'immortalità. È solo un prolungamento della vita umana, è solo per un certo periodo. In ogni caso, però, una persona può vivere fino a quando il suo corpo deve effettivamente vivere, abbastanza a lungo, e può vivere in modo produttivo e felice. E questa non è assolutamente fantascienza. Basandoci sul video precedente abbiamo già capito per quali scopi la durata della vita venga prolungata e già per andare oltre, anche in questo caso, i corpi possono essere modificati, possono essere resi più duraturi a seconda degli obiettivi e dei compiti e di ciò che una persona vive. Se prendiamo la vita umana ordinaria, diciamo sul nostro pianeta ad esempio, anche solo mantenere il nostro corpo in un buono stato di salute è già meraviglioso. In altre parole, possiamo impegnarci nelle attività preferite e in tutto il resto. Se prendiamo per esempio, in realtà stiamo continuando la precedente conversazione, quindi di nuovo, scusatemi, mi ripeterò per farvi capire perché stiamo fantasticando. La nostra giornata di fantascienza ovviamente continua. Quindi, a questo proposito, l'esplorazione di nuovi pianeti naturalmente dovrebbe essere fatta da persone che sono inclini al rischio, che intraprendono l'adempimento di compiti complessi per il bene futuro dell'intera umanità, come oggi i militari e simili. Comunque ci sono persone che, diciamo che sono temerarie e si divertono ad essere coinvolte in situazioni a rischio. Quindi ci sarà molto lavoro anche per loro. Ma anche in questo caso si tratta di persone preparate e che prima di tutto fanno parte della società creativa. E qual è il primo principio della società creativa? La vita, il valore della vita umana. Il valore della vita umana. Pertanto, l'umanità non può rischiare per nulla la vita, nemmeno dei propri soldati, di coloro che vanno in missione di esplorazione e simili. Saremo perciò obbligati a creare le condizioni migliori per la loro sicurezza. Quindi continuiamo a fantasticare ancora un po'. Tutti sanno cos'è un tardigrado. Chi non lo sa può cercarlo. È un animale molto piccolo che sopravvive nello spazio, sia alla temperatura più bassa che a quella più alta possibile. Può sopravvivere a lungo senza acqua e così via, il che significa che è probabilmente una delle specie più resistenti. Prendiamo, una salamandra, capace di rigenerare molti dei suoi organi, quindi possedendo queste tecnologie, cosa c'è di difficile nell'aggiungere cambiamenti simili ad un corpo umano a livello genetico,
anche a livello di DNA, prendere in prestito queste funzioni da loro, giusto? E allo stesso tempo aumentare notevolmente la forza fisica e la resilienza del nostro corpo all'ambiente esterno, cioè aumentare la sua resistenza o la sua capacità di sopravvivenza, la sua rigenerazione e tutto il resto. Non c'è niente di difficile, giusto? Allora i nostri pionieri che vanno in prima linea ad esplorare altri pianeti, affrontando dei rischi, eccetera, saranno molto meno vulnerabili. Queste non sono favole, non sono fantasie, no, queste sono fantascienza, ma oggi abbiamo una giornata speciale dopo tutto. Quello che intendiamo dire è che se saremo in grado di cambiare qualcosa a un tale livello, sarà possibile farlo.